L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Natta De Ambrosis nasce dall'unione di due scuole del Tiguglio. Istituto Tecnico Industriale Natta, comprensivo di un corso di liceo scientifico, e Istituto Professionale De Ambrosis. L'Istituto Natta De Ambrosis è operante nella sede di Sestri Levante, via della Chiusa, dove sono presenti anche i servizi amministrativi e la dirigenza, e a Chiavari, in via Sant'Antonio. Il nostro istituto vanta una lunga tradizione ed è sempre stato protagonista nell'assecondare le diverse vocazioni occupazionali del territorio. I diplomi rilasciati dalle facoltà di medicina, farmacia e ingegneria attestano che i nostri studenti si situano ai primi posti anche nel prosieguo degli studi universitari. L'offerta formativa dell'Istituto Natta De Ambrosis si articola su 5 indirizzi. Liceo scientifico, opzione scienze applicate. Istituto tecnico, settore economico, amministrazione, finanza e marketing. Istituto tecnico, settore tecnologico, elettrotecnica ed elettronica. Istituto tecnico, settore tecnologico, meccanica, meccatronica ed energia. Istituto professionale, settore industria e artigianato, manutenzione e assistenza tecnica. Il liceo scientifico opzione scienze applicate è particolarmente indicato per coloro che desiderano raggiungere una solida preparazione culturale e competenze avanzate nel settore degli studi scientifici, in modo da accedere senza problemi alle più impegnative facoltà universitarie. Le materie scientifiche, infatti, hanno a disposizione un numero maggiore di ore rispetto al liceo scientifico tradizionale e vengono svolte con un approccio sia teorico sia sperimentale. Lo studio dell'informatica in questo liceo sostituisce quello del latino per dare allo studente un profilo più completo. Il diplomato di liceo scientifico, una volta compiuti gli studi universitari, può assumere incarichi dirigenziali nell'industria, inserirsi nei centri di ricerca e aspirare all'esercizio della libera professione. Sono Andrea Cotto, ho frequentato questa scuola circa 7 anni fa, quando ho fatto la maturità, e devo dire che mi sono trovato molto bene con professori che erano molto preparati e che mi hanno aiutato molto anche soprattutto per acquisire non solo conoscenze ma anche il metodo che mi ha aiutato poi a entrare a medicina, a destreggiarmi fra quelli che erano esami e tutte le attività che comunque mi sono ritrovato ad affrontare nel tempo, nel corso degli anni. Il corso di amministrazione, finanza e marketing sviluppa competenze specifiche per operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti del marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari. Lo studio di 3 lingue straniere permette allo studente di unire le competenze economiche e informatiche alla capacità di comunicare a livello mondiale, rispondendo così alle nuove sfide della globalizzazione. Questo indirizzo ha come naturale sbocco occupazionale il settore finanziario, il settore commerciale e il settore turistico, ma consente anche di proseguire gli studi universitari. Il corso di elettrotecnica ed elettronica fornisce le capacità per progettare, costruire e collaudare impianti elettrici e sistemi elettronici ed è basato sulla continua integrazione tra teoria e pratica. L'elettrotecnica si occupa di tutta la filiera della produzione e della trasformazione dell'energia elettrica. L'elettronica approfondisce la struttura e la programmazione dei computer e le loro applicazioni ormai senza confini. Poiché l'elettronica è la disciplina che mette in gioco il nostro futuro,
Questo indirizzo offre prospettive di impiego in un settore in pieno sviluppo, ma consente anche di esercitare la libera professione iscrivendosi al Collegio dei Periti o proseguire gli studi universitari. Sono Andrea Biggio, mi sono diplomato in questa scuola 10 anni fa con la prima tesi di robotica che abbiamo fatto all'ITIS utilizzando i Lego prima ancora che esistessero i Lego Mindstorms. E la robotica è sempre stata la mia passione e grazie a questa scuola qua ho potuto imparare tutto quello che mi è servito per andare avanti all'università e laurearmi col massimo dei voti in ingegneria informatica e con specializzazione in robotica nel 2009. Dopodiché sono entrato in Thales Alenia Spazio, dove mi occupo della robotica per l'esplorazione spaziale, quindi sonde automatiche per l'esplorazione di Marte e della Luna. Il corso di meccanica, meccatronica ed energia si è profondamente rinnovato con l'introduzione dell'informatica applicata al controllo dei processi produttivi, del disegno assistito dal calcolatore e della robotica. Inoltre dà l'opportunità di intervenire nella tutela ambientale e nella razionalizzazione dei consumi energetici. Anche questo corso è basato sulla continua integrazione tra teoria e pratica. Poiché il settore manufatturiero è il settore trainante dell'economia italiana, questo indirizzo offre prospettive di impiego in un'ampia varietà di imprese, ma consente anche di esercitare la libera professione, iscrivendosi al Collegio dei Periti, o proseguire gli studi universitari. Sono Luca Bosticca, sono un ex studente dell'ITIS Ginnatta, mi sono diplomato nel 98 come perito meccanico. Attualmente lavoro e sono socio di una società Tecnoriva, trattiamo uno studio di ingegneria meccanico, trattiamo manutenzione e revisione su turbine a vapore. La scuola è stato un primo approccio al mondo lavorativo, mi è servita molto per entrare in questo fantastico mondo e soprattutto ho avuto modo di conoscere gente qua all'interno che mi ha insegnato cosa vuol dire lavorare ed essere competenti in un certo campo. Il corso quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica abilita a effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativi ai piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. L'istituto è dotato di spazi adibiti a officina macchine utensili e saldatura, officina motori, laboratorio di informatica, dove gli studenti possono svolgere fondamentali esercitazioni pratiche. Questo indirizzo è rivolto a chi è orientato a inserirsi nel mondo del lavoro, ma permette comunque l'accesso agli studi universitari. L'istituto è anche ente certificato dalla Regione Liguria per il rilascio della qualifica triennale di operatore alla manutenzione dei veicoli a motore. Mi chiamo Beniamino Riccardo, mi sono diplomato nel 2008 all'Istituto De Ambrosis di Chiavari. Durante il mio percorso di studi mi sono trovato bene perché oltre alle materie tradizionali ho avuto l'opportunità di frequentare diversi laboratori che mi hanno consentito di avere le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro attuale. Durante il periodo scolastico ho avuto l'opportunità di fare dello stage presso un'azienda locale e nella quale dopo il diploma ho trovato lavoro. L'istituto dispone di una palestra propria e di un campo sportivo, nei quali vengono ospitati diversi tornei.
desidera coltivare accanto agli studi una passione sportiva trova nella scuola momenti e spazi dedicati. Tradizione del Nata de Ambrosis offrire agli studenti più meritevoli nell'ultimo periodo dell'anno una settimana di approfondimento sportivo anche con discipline acquatiche. L'istituto è dotato di una ricca biblioteca con pubblicazioni scientifiche e tecniche e di un'aula magna per convegni e manifestazioni culturali. Durante l'anno sono previsti corsi di recupero e approfondimento, attività per acquisire un corretto metodo di studio, stage e tirocini in aziende. È inoltre possibile conseguire la patente europea di informatica e la certificazione europea in inglese. Il personale dell'istituto si sente fortemente impegnato a favorire il sereno inserimento degli studenti nella vita scolastica e opera affinché essi raggiungano i più alti livelli di formazione professionale e umana.